Ciao a tutti, bentornati sul canale di Polvere di Viole. Oggi facciamo un video un po' diverso dal resto, rispetto a tutti gli altri. Sarà un video in cui non vi parlo di un profumo, non vi faccio una recensione, ma vorrei condividere con voi una piccola curiosità che fa parte appunto proprio della storia della profumeria. Vi voglio parlare oggi di un oggetto chiamato pomander. Il pomander è un oggetto che affonda le sue radici nel lontano medioevo, quindi diciamo che i primi esemplari è possibile che risalgano proprio all'età medievale, ma se ne fece un largo uso poi anche nei secoli successivi e anche nel Rinascimento, come testimoniato da diversi dipinti, appunto di epoca rinascimentale, e proprio nel Rinascimento, oltre a svolgere un'importantissima funzione, era anche un oggetto alla moda. L'etimologia del termine pomander deriva dalle due parole francesi pomme d'ambre e quindi fa direttamente riferimento alla sua funzione, cioè quella di contenere essenze profumate. Era un ciondolo, diciamo, deputato a contenere effettivamente delle sostanze profumate, delle essenze. Chiaramente abbiamo diverse tipologie di pomander, si andava da un più semplice, povero sacchetto con all'interno le essenze a esemplari molto molto preziosi, veri e propri gioielli, quindi pomander in oro, in argento, decorati con pietre preziose oppure ancora in avorio. Comunque lo scopo era sempre lo stesso, era il medesimo, contenere delle essenze profumate. Ovviamente la tipologia del pomander e delle sostanze contenute dipendeva tantissimo, dipendeva, era strettamente legato proprio al lignaggio e allo stato sociale del proprietario stesso del pomander. La funzione comunque, come vi dicevo, era la stessa, appunto era una sorta di diffusore di essenze ante litteram. Mi starete chiedendo dove poteva nascere appunto l'esigenza di un oggetto simile, cosa portò alla creazione di un oggetto simile. Ebbene, è molto semplice. Nel passato, nelle epoche dove non erano presenti reti fognarie, né tantomeno l'acqua corrente, è chiaro che le condizioni igienico-sanitarie dei centri abitati, come anche delle persone, dei singoli individui, è chiaro che erano molto molto diverse da quelle di oggi. Pertanto i cattivi odori erano proprio, ecco, la normalità. Da qui nasce l'esigenza di un porta essenze che potesse dare sollievo a questa spiacevole, sgradevole sensazione. Inoltre il pomander in passato svolse anche un'altra funzione, infatti era considerato quasi come un amuleto contro la peste. Si credeva che le sostanze all'interno del pomander andassero proprio a purificare l'aria. Abbiamo diverse testimonianze di epoca rinascimentale che proprio documentano e testimoniano l'utilizzo del pomander, soprattutto dipinti. Come possiamo vedere, ecco, il pomander era un pregiato oggetto, un pregiato gioiello che si confondeva tra gli altri gioielli alla moda dell'epoca, in oro, in argento, decorato appunto con pietre preziose, poteva avere diverse forme, diverse caratteristiche. Per esempio, esistono alcuni esemplari a scomparti multipli, quindi da poter, in maniera tale da poter contenere più essenze profumate contemporaneamente. E pare che proprio il pomander fu introdotto a Parigi nel 500 dalla corte medicea fiorentina. E in particolar modo dall'entourage, dalla corte, al seguito di Caterina de' Medici. Caterina de' Medici, la quale nel 1583 sposò il duca d'Orléans, futuro re di Francia. Al seguito di Caterina de' Medici, infatti, si recò in Francia anche il suo profumiere di fiducia, ovvero Renato Bianco. Renato Bianco, che poi in Francia venne ribattezzato come René Le Florentin. Poi tra l'altro appunto a Parigi aprì un suo atelier e divenne poi una figura davvero di spicco, amato ma anche odiato contemporaneamente. René Le Florentin è una figura che si tinge anche quasi di ombre sinistre perché, secondo le fonti, oltre a produrre per Caterina de' Medici e per la corte essenze profumate, essenze da introdurre all'interno del pomander, dei balsami, pare che appunto producesse anche delle sostanze velenose, quindi è una figura di sicuro molto molto affascinante e intrigante. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che questa piccola pillola, diciamo, di storia del profumo vi sia piaciuta. Vi lascerò in info box tutti i riferimenti bibliografici da cui ho attinto appunto per parlarvi del pomander. Ci vediamo al prossimo video, ciao!